Pronti, il video di oggi è qualcosa di pazzo, totalmente pazzo. E infatti abbiamo intenzione di entrare all'interno di un palloncino. Se vi ricordate, l'anno scorso siamo entrati all'interno di una vera e propria bolla trasparente. È stato super divertente. Sembri un criceto. Arrivo. Invece non entreremo all'interno di una palla, ma all'interno di un vero e proprio palloncino. Probabilmente in questo momento vi starete immaginando noi all'interno di questo palloncino. No, 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 no. Con palloncino intendiamo questo palloncino. Guardate qui, è gigante. Cioè, questo è il buchino dove gonfiare. Ci entro io. Non si gonfia per niente. Come faremo? Effettivamente, a meno che voi non siate dei giganti con dei polmoni immensi, ci vorrebbe davvero tantissima, tantissima aria per gonfiarlo. Ma noi oggi qui per l'occasione abbiamo il nostro Sputaria Master 3000. Wow! No, no, non lo fare, Sophie, no! No! Ok, non dovevo farlo. Hai i capelli da pazza adesso. Mi si sono asciugate le fauci. Questo piccolo aggeggino sarà fondamentale per gonfiare il palloncino all'interno del quale poi entreremo noi successivamente. Facciamo una prova, vediamo se funziona. Mi raccomando, piano, delicata. Sì, perché comunque c'è il rischio che questo palloncino a un certo punto esploda. E noi non vogliamo questo, perché noi dobbiamo entrarci dentro. Wow, sta funzionando. Sapete cosa sembra questo? Sembra una borsa d'acqua calda. Quella che usano le nonnine quando d'inverno fa molto freddo. Oh, la mia nipotina Sofì, vieni qua da me, dalla nonnina. Nonna, ma non credi di aver esagerato con questa borsa d'acqua calda? È più grande di te. Fa molto freddo, vieni, riscaldati anche tu. Lui, nonnina, guarda che ci sono 40 gradi, è estate. Basta. Adesso bando alle ciance, è giunto il momento di metterci all'opera. Yeah, yeah, nini. Capelli pazzi? Sistemati? Prima di tutto dobbiamo scoprire chi dovrà entrare dentro questo palloncino. Spero io. Vai, carta, forbice, pietra. Oh sì, sì, no! Sì, sì, yes. Vado io. Allora, per prima cosa tolgo le scarpe. Via anche questa. Sono pronta. Ma come dovremmo fare? Cioè, dovresti entrare con la testa o dai piedi? Ovviamente dai piedi, la testa dovrà rimanere fuori, lui. Ma così una volta che entreranno i tuoi piedi impulseranno tutto il palloncino, poi non ci potrà più entrare nessuno. Che divertente! Ah, dai, lui, non perdiamo. Vai, a terra. Allora, vai cameraman, vieni qui, seguici. Ma non c'è neanche il piede. Mi sembra che stiamo mettendo tipo un... Cos'è? Una mandocola. Salve ragazzi, questa è la nuova scarpa del 2019. Aspetta, Allora, aspetta. Iniziamo a gonfiare. Ragazzi, mi sei toccato il piede. Abbiamo un problema. Entra con anche l'altro piede. Ok. Non saltare, piano. Abbassa. Fiediti a bella. Ragazzi, ha l'atleticità di un ippopotamo. E sono fatta malissimo. Aia, che devo fare? Perché mi hai detto la mia testa? Senti a terra, così. Oh, ok. Ma così cosa vuoi fare? Mi è arrivata tutta la sangue, ma che schifo. Allora, adesso devi immaginare che un pitone ti sta piano piano mangiando. Ed è una cosa bella? Non lo so, proviamoci. Okay. Vai. Lui, ascolta, secondo me è proprio un'idea assurda stare così in questa posizione. Non ha senso, devo stare in piedi. Vai. Allora, prova a tirarti su questi come fossero delle calze. Ma è durissimo. Aio. Piano, piano, metti i piedi in fondo al palloncino. Ok, sono in fondissimo. Adesso dobbiamo salire.
esatto, tiriamo su questo. Vai. Ok, così. Un momento, arrivo signori, aspettate. È la cosa più strana che abbia mai fatto. È come se avessi delle calze super strette. Ragazzi, è più faticoso del previsto. Mi stai vestendo, aiuto. Aspetta che aggiungo un po' d'aria. Non c'è niente quando aggiungi l'aria. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Ragazzi, mamma mia. Fermi tutti. Mi arrendo. Lo faccio io. Tu non hai l'atleticità e la fisicità per fare una cosa del genere. Ma forse lo voglio fare io, però. Sì, ma guarda come sei conciata. Ma perché è troppo piccolo questo palloncino? Ti dimostrerò che io ci entro. Via, via, basta, vado tu. Vado tu che sei più bravo di me. Bravo, bravo. Voglio vedere cosa sei. Vediamo le scarpe, prendi tutto, via una e via. Guarda qua. Si fa così, si mette il primo piede. Vai. Perfetto, semplicissimo, signori. Semplicissimo, sì, voglio vedere cosa saprai fare. Metti un po' d'aria qui dentro, per favore, che mi si sta bloccando la circolazione. Vai, gonfia qua. Ci sei? Sì. Do aria? Sì. No, bell'aria. No. Ti devi dare anche ora, è così semplice, dai, basta, mica ci vuole. Gonfia qua. Sofì, devi mettere aria dentro questo pallone, da dietro, da dietro. Da dietro, vai. Oh. No, non so farlo. Oh. Ok. Non ne ho sempre niente. È la cosa più divertente di sempre, ragazzi. Allora, sei un bruco. Perché abbiamo deciso di fare questa cosa? Non lo so. È stata una bellissima idea. Sicuramente stiamo sbagliando qualcosa. Io direi di cambiare strategia. Secondo me dovremmo prima gonfiarlo e poi tuffarci dentro. Ok, proviamoci. Vai, gonfiamo! Pietra? No, devo entrare io. Ok, ce la posso fare? Yeah, 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 yeah. Uno, due, tre. Ragazzi, essere una palla, credetemi, è più faticoso del previsto. Sì, 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 bene, grazie. Bene. Dai, prendi il bicchiere. No, ma no, non posso prendere il bicchiere. Avvicinati qua. Mia, cosa hai combinato? Sofì, l'acqua. Ma come fai? Ci vorrebbe il biberon? È un piccoletto. Basta, mi sono stancato di voi. Me ne vado. Ciao. Ragazzi, si è ristretta la palla. Ma perché fai queste pazzie? Coppia, mi sono combinata.
del previsto. Guardate che è gigantesco. Wow. Che c'è? C'è il tavolino dietro. Mamma mia, se cade. Dai, ti faccio una foto per Instagram. Ma dov'è il mio telefono? Non lo so. L'ho perso, dov'è? Non vorrei che dentro la palla. Ma no. No, non c'è qui dentro. Che fortuna è qui. Ridi? Yeah. Sono venute delle foto bellissime. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, chiocciola me contro te. Lui, adesso cosa fai? Ma cosa c'è qui dentro la palla? Cosa c'è, Lui? C'è qualcosa qui dentro. Ma cosa? Vedi? Ma è il nostro diario. Aspetta, ma come ti è venuto qui dentro? E per terra subito. Uno, due, tre, vai. Dammi. Quanto è scomodo stare qui dentro, wow. Povero Lui, mi raccomando, mettete un like, si sta impegnando tantissimo. Ok? Secondo te è tutto ok? Basta, basta, voglio uscire. Ci andiamo a fare con Lui, domani. Vi immaginate avere me in spiaggia a giocare a palla con me? Sarebbe bellissimo. Lui, vuoi rimanere qui dentro per tutto il giorno? No, prova ad uscire, al mio tre faccio un salto. Uno, due, tre, quattro. Qualcosa non ha funzionato. Che bella gonna che hai, Lui. Sofia, togliamo la gonna. Si vedono anche i miei piedini, guardate. Che strano. Guardate lì sotto. Sembri una papera. Ok. Io... Oh, non ce la faccio. Aspetta, Lui, ho io la soluzione. Che soluzione? Scusa, Sofì, dove stai andando? Mamma mia. Ci sei? No. Paura di tagliarti. Anch'io. Aiuto, non mi fido per niente di Sofì. Non si può tagliare. Da qua, ci penso io. No, che peccato, era così carino. Mi dispiace. Ciao ballottino! Ma adesso è il tuo momento, cara carciofina. Entra qui dentro. Ah, molto divertente, assolutamente no, grazie. Tu sei più piccola di me, ci dovresti entrare. Ah, non credo. È stata una tra le sfide più stancanti di sempre. Speriamo però di essere riusciti a strapparmi un sorriso. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti al nostro canale, cliccate qui davanti e premete il nostro logo. Mentre cliccate qui davanti a me per vedere il video di ieri. Noi passiamo a salutare Mara Longari, che è la buonata di oggi, e ci vediamo domani con questa avventura. Ciao!